ha toccato per la prima volta il Primiero, la festa provinciale del ringraziamento, organizzata dalla Coldiretti del Trentino in collaborazione con la sezione locale. Momento centrale, la Santa Messa nella chiesa arcipretale di Fiera, presieduta dall'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, alla presenza delle autorità locali e provinciali. Era un appuntamento molto atteso in valle, una grande festa che si ripete ogni anno al termine della stagione. Dopo la preghiera dei lavoratori della terra, che ha concluso la celebrazione eucaristica, sul sagrato della chiesa si è tenuta la benedizione dei mezzi agricoli e quindi sono seguiti gli interventi delle autorità locali e provinciali. Per Telepace Trento l'occasione di due incontri, il primo con Giacomo Brock, presidente della Coldiretti Primiero Vanoi Miss, ci ha parlato del significato della festa del ringraziamento. La festa del ringraziamento per i contadini è una giornata estremamente importante, generalmente si festeggia la seconda giornata di novembre, quest'anno l'abbiamo festeggiata la terza domenica, proprio perché la giornata provinciale si festeggia la terza domenica. È una tappa importante, è la prima volta che viene a Primiero, la 61esima edizione, per la prima volta siamo arrivati a Primiero. Primiero la merita, Primiero ha un mondo agricolo estremamente interessante, un mondo agricolo giovane che dà prospettiva e molto inserito sul territorio. Secondo incontro con Gabriele Cagliari, presidente della Coldiretti del Trentino. Una grande soddisfazione del mondo agricolo e lei un messaggio importante sia alla politica ma soprattutto all'agricoltura. Sì, una grande giornata quella che oggi viviamo in Primiero anche per il grande sole e l'accoglienza bella, splendida che è stata riservata e soprattutto la possibilità di portare un messaggio che deve essere sì, come posso dire, di sintesi, ecco, e di bilancio rispetto ad un'annata agraria, ma deve essere soprattutto un ragionamento di prospettiva di dove il mondo agricolo vuole andare e come questo mondo agricolo debba in qualche maniera, per quanto possibile, proprio per la natura sua stessa, per il suo agire quotidiano, dare anche, come posso dire, uno stimolo, un messaggio, un esempio anche agli altri. Dove vuole andare oggi il mondo agricolo? Il mondo agricolo deve rimanere fedele a se stesso e deve riuscire in qualche maniera a coniugare una serie di interessi che sul territorio si esplicano, ma deve soprattutto, io dico, ripartire dai giovani. Giovani che, pur con i trattori piuttosto che con gli animali come un tempo, sapranno interpretare, io credo egregiamente, perché li vedo, questa necessità di questo mondo agricolo di contare ancora e di rappresentare veramente, come posso dire, la base per tante altre cose. La festa si è trasferita poi al centro Fossi di Transacqua con la sfilata dei carri e dei mezzi agricoli per le vie di Primiero. A tutti i presenti, quale ricordo simbolico della giornata, sono stati distribuiti dei sacchetti con dei semi di girasole. Ogni mia parola, ogni mia parola.